Ciao ragazzi, oggi vediamo 5 coppie degli anime non canoniche, quindi non ufficiali, che vorrei diventassero realtà in futuro. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un mi piace per supportarmi al massimo. Cerchiamo di superare i 600? Confido, come sempre, in voi. Inoltre vi faccio presente che terrò in considerazione solo gli anime, quindi niente manga, light novel e via dicendo. Tenetelo a mente. Non mi dilungo quindi oltre, iniziamo. Direi che possiamo partire da una delle due tra quelle presenti in copertina, Subaru e Emilia di ReZero. Per quanto inizialmente apprezzassi maggiormente Rem, attualmente mi sono spostato pienamente dalla parte del team Emilia. In primo luogo per il fatto che Subaru dia tutto se stesso per lei e di conseguenza sarebbe quantomeno ingiusto farlo finire in qualche modo con una persona che non ama veramente. Certo, Rem rimane importantissima per il nostro protagonista, ma non ha per lei quel sentimento d'amore che invece prova verso Emilia. Di conseguenza direi che è la ragazza dei capelli gli argentati a guadagnarsi il posto a fianco di Subaru, o forse è Subaru a guadagnarsi il posto al fianco di Emilia. Fatto sta che, come prima coppia, vorrei assolutamente vedere realizzata questa ship. Come seconda di oggi vorrei invece vedere senza ombra di dubbio Yukino e Hikigaya di Oregairu. Anche questa ship viene estratta da una war, se così vogliamo chiamarla. A differenza di prima però, in questo caso sono sempre stato dalla parte di questa coppia, anche perché le altre non mi piacciono proprio, né quella con Yui né quella con Iroha. Inoltre adoro Yukino come personaggio, veramente fin troppo, soprattutto per il background che le viene dato a partire dalla seconda stagione. Penso sia la più adatta a formare una coppia con il nostro Hikigaya. Entrambi molto chiusi se stessi, ma sinceri e schietti fra di loro, un rapporto migliore di un'amicizia. Passiamo ora alla coppia che, qualora si dovesse formare, decreterebbe probabilmente la nascita di una ship mostruosamente intelligente. Sto parlando di quella formata da Orikita e Yano Koji di Yokoso Jitsuryoku. Cosa dire su di loro? Penso che si andrebbe a formare una coppia fighissima, soprattutto appunto per l'intelligenza dei due e il loro carattere. Insomma, calcolatori entrambi e in grado di ribaltare qualsiasi situazione a loro vantaggio come se nulla fosse. Inoltre entrambi nascondono degli scheletri nell'armadio che potrebbero portare alla nascita di nuove situazioni e relazioni tra i due. Spero vivamente che in futuro saremo in grado di vedere in un'attesissima seconda stagione il continuo della loro storia, dato che indubbiamente chiunque abbia visto questo anime vorrebbe vedere il suo evolversi prima di subito. Arriviamo ora ad un'altra contesa. Sì, a quanto pare mi piacciono queste fight all'interno degli anime per decretare la ship ideale. Comunque, cavolate a parte, parliamo in particolare di Chitoge e Raku di Nisekoi. PS, non fate spoiler su vari manga, altrimenti vi rimuovo il commento. Un'altra coppia che ho adorato alla follia. Sarà che Chitoge è uno dei miei personaggi femminili preferiti. Sarà che mentre fingono di stare insieme per il bene delle due famiglie, si crea una relazione particolarissima tra i due e che, oltre a far ridere, riesce sempre a essere diversa da molte altre. Per quanto riguarda le altre ship di quest'opera, nessuna di esse, nonostante siano numerose, mi piace per il nostro Raku, a partire da Onodera che non riesco a sopportare nemmeno per sbaglio. Chitoge la trovo molto più adatta vista la storia fino ad ora. Speriamo in questa dannata terza stagione di Nisekoi, dato che sarebbe leggermente ora di uscircela. L'ultimo di oggi è Yu con Shinoa di Aurino Seraph. Non smetterò mai di dirlo, una coppia che ho amato fin da subito e anche molto, nonostante sappiamo tutti benissimo che la maggior parte delle persone shippi Yu con Mika. A parte questo, personalmente preferisco di gran lunga una storia con Shinoa piuttosto che una via improntata al fanservice. Oltretutto la ragazza nel bene o nel male è sempre stata presente per il nostro Yu, aiutandolo anche nei momenti più difficili. Quest'ultimo però, da buon personaggio di un anime giapponese, manco se ne accorge. Ma hey, dei cliché simili a questo ne parleremo in un video in questi giorni. Cough cough, spoiler sui video, cough cough. Inoltre personalmente apprezzo molto Shinoa e la sua relazione con Yu, per tale motivo ho deciso di inserire questa coppia qui oggi. Detto questo, fatemi sapere nei vostri commenti cosa ne pensate voi, vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e di iscrivervi se ancora non siete. Un saluto a Tia, ciao!